Genova, capitale del libro, una mostra in cui immergersi totalmente. Totalmente, e allo scopo non solo di valorizzare i libri, ma quei luoghi meravigliosi che sono le biblioteche e che spesso, così come i luoghi della cultura, soffrono un po' di questo senso di essere inutili, poco divertenti. Ecco quindi questa idea di far conoscere 10 biblioteche dalle storie straordinarie, di poterle vivere con un'occhiata speciale la notte, immersi, anche il luogo in cui siamo vuole testimoniare questo, immersi la notte con un narratore speciale che racconta, ed è davvero un'esperienza che speriamo sia moderna, accattivante, simpatica, però che aiuti tanto a imparare che davvero ogni luogo della cultura può essere un'avventura. Quindi nasce così, invitiamo tutti a sperimentare, le tecniche sono quelle del visore e della cuffia ed è davvero un'esperienza molto divertente. Che cosa vedremo attraverso questi visori? Attraverso questi visori si ha la possibilità di iniziare un viaggio. Ci si trova in un bosco. A me è venuto molto in mente la Divina Commedia, che bisognava entrare a fare un viaggio dentro di sé. Compaiono delle icone e ogni icona è il simbolo di una biblioteca. Biblioteche reali, biblioteche immaginarie, biblioteche che non esistono più. Tra queste vi posso nominare quella del Capitano Nemo, ad esempio, all'interno del suo sottomarino, quindi Sandra Sott'acqua, la biblioteca di Alessandria, che è distrutta in un incendio e ci si trova lì al momento dell'incendio, fino alle più conosciute biblioteche attuali, da Washington, da quelle inglesi. Quindi davvero la biblioteca come luogo di conservazione, ma anche come inizio di un viaggio.